siamo a Città Ducale in provincia di Rieti e siamo di fronte alle terme di Cotiglia, che sono delle terme, come sempre in Italia, a base di acqua sulfurea, che fanno tanto bene alla pelle, fanno tanto bene anche al sesso, cari amici. Anche allo stomaco. Anche allo stomaco, a patto che bevi dell'acqua un po' abbastanza ripulita. Guarda come sorgiva là, guarda le bolle che sorgono, vedi? È bellissimo qua. Ma là ce n'è una ancora più grossa. Sì. Fai vedere? Qua viene addotta da quelle tubazioni là sotto, e le sorgono anche da lì, dalla polla lì. Come bella anche la vegetazione qua attorno, è veramente molto bello questo posto. No, ma guarda che polla che c'è lassù. Eccola là, quella là dietro è rigogliosa proprio, vediamo se si riesce a vedere di qua. Ah, ecco qua. Qui c'è poco da vedere. Ah, lì. Qua. Eccolo là, la polla che ribolle. Accidenti, vedete cari amici, quanto è bello, ma è ugualmente bello vedere l'inutilità di certe gru. Pietrisco forse, qualcosa del genere. Ma guarda, è amplissima proprio, eh? Produce. Volevi aggiungere qualcosa? Qua siamo in mezzo ai monti, in mezzo alle valli, in mezzo alla natura, in mezzo alla pace, alla tranquillità, se non fosse per il traffico. Ci facciamo un crostino? Io no. Ma senti l'odore, lo senti l'odore di uova marce adesso, sì? Come? L'odore di uova marce, adesso lo senti almeno o no? Pochissimo. E qui da lì sfocia in questo ruscello che poi va a immettersi nel fiume Velino, che è qui a quattro passi e passa lì sullo sfondo, ecco. Dove stanno quegli alberi laggiù in fondo? E pensare, ti voglio aggiungere una cosa, e pensare che ricordo ancora come odore, l'odore è un... perché un rapporto amoroso, se è condito da profumo, un profumo, io ricordo, da un effluvio, da sì, essenze, da profluvi. Io ricordo la mia prima ragazza che si era messa il Magriff, io dico, ma che è sto Magriff? C'è un Magriff. E che è, insomma, io non lo so. Era un famoso profumo di un noto profumiere francese, Magriff, il mio graffio. Graffio. La mia, sì, il mio graffio, perché la Griff è anche la mia firma. Ah certo, sì, sì, il mio graffio e la mia firma è la stessa cosa. No, ma è stato intenzionalmente fatto, sì, per quello probabilmente, certo, sì. Perché era che era contemporaneamente firma, certo, e firma e cosa. E ricordo, e questo ancora ce l'ho nella mente, in un certo momento particolare, eravamo a fine di settembre del 1943, lo voglio dire ai nostri amici, fine settembre 1943, ero a Castrocaro a fare le... Quanti anni avevi nel 43? Quanti anni avevo? Ne avevo 7. Apposta. No, perché parlavi della tua ragazza prima. No, prima parlavo della mia ragazza e della Magriff.
tra l'altro si chiamava oltretutto Maria Cristina, quindi me lo ricordo ancora. Ma nel lontano 1943, vedi caso, mi trovavo a Castrocaro, che mi aveva accompagnato mio padre, a fare la cura con le acque salso bromo iodiche, e mi ricordo ancora che ti mettevano, sì, insufflavano, sì, sì, questa, sì, roba, queste maschere, agli, o amici, quelle maschere. Agli amici voglio dire che ero a Castrocaro a fine settembre del 43. Chissà perché, chissà per come, chissà le cose, può sapere per quale ragione stranamente mi trovavo lì proprio in quel momento. E qui siamo al 2 settembre del 2017 e ci stiamo lì vicino, e siamo vicini, e siamo molto vicini. Bene, chiudiamo. Abbiamo il nostro sbandieratore fino alla scoperta. Che devi fare? Hai visciato? No, no, gli do il biglietto, devi essere qui, non ho ancora dato. Ma che fai, molli, molli? Antrodoco, eccolo là, fiume Velino, Antrodoco, e sono arrivati a destinazione dall'Aquila a Antrodoco, eccoci qua. Questo è l'incendio che ha devastato tutta l'area nel corso di questi ultimi giorni. Qui c'è tutto arso lassù in cima, ecco, vedete, infatti qua c'è la circolazione a senso unico alternato proprio perché c'è questo problema dei massi che cadono. Ecco qua Giorgio che rientra alla base dopo aver bigliettizzato tutti. Andiamo? Ce ne andiamo. Fortissimo. Qui siamo ad Antrodoco, amena località dell'Alto Lazio, una volta Abruzzo fino al periodo fascista. No, ma diciamo, sempre fatto parte, diciamo, del regno delle due Sicilie, diciamo, dei Borboni. Diciamo meglio che era, non solo era dell'Abruzzo, ma era nella provincia di Perugia, niente meno. Sì, allora andiamo avanti. Poi è nata la provincia di Rieti. No, di Perugia, stata... dell'Aquila. No, di Perugia. Vabbè. Allora qui... apparentemente diceva l'Aquila, invece era qui, Perugia. Ecco, l'incendio che ha devastato questi posti nei giorni scorsi, eccolo lì. E qui ha creato un bel po' di danni. Questo è il fiume Velino, che ha molte sorgenti, una delle quali è anche quella che abbiamo vista, quella dell'acqua salsa, dell'acqua Cotiglia, alle fonti di Cotiglia. Ecco qua, siamo in un posto eccezionalmente bello, guardate questi speroni. Che... quello sfondo della montagna mi ricorda le montagne. E di là altrettanto. Le Dolomiti, quello sfondo lì, vedi, quelle della montagna lì. Sì, dai, andiamo. Dai, comincia, sole del tramonto. Comincia la tua discussione. Allora, siedi siccome... qui e. No, perché mi devo mettere seduto? Siediti. Ma è meglio. Ma no, perché non... Così mi siedo anch'io. Ah, va bene, allora siamo d'accordo. Allora, cari amici, la nostra abitudine è quella di fare una rassegna stampa. Allora. Diktat sui vaccini. Alza un pochino, ecco. È strana sta cosa, eh? No, radice è... lunga sulle, sì, vere intenzioni della signora ministra. Sì, a parte quella, la ministra è una totale idiota, è una pazza, pazza scriteriata, quindi non riuscirà mai a capire niente. Ma la realtà di questo paese, che io già ampiamente dimostrata oltre che illustrata, è appunto quella di fare le cose abborracciate, di non farle mai bene, perché non le sanno nemmeno fare sti poveracci. Questo qui, basterebbe questo fatto qui per dire: io volevo vaccinare i miei figli, adesso non li vaccino più, punto e basta. Ma c'è anche quest'altra che è ancora più bella. Papa Freud, carina. Allora, non so quale è più oscena, allora, più vomitevole. Allora,
poiché noi sappiamo perfettamente che il freudismo ha una funzione, è stato instillato e messo in piedi e appositamente per essere distruttivo della vera identità umana. Allora, questa è l'operazione che è stata fatta sul freudismo, ma Freud in se stesso è stato un personaggio notevole, certo, che ha scoperto un fondamento che è vero, assolutamente, perché vero. Il subconscio e l'inconscio sono verità inconfutabili. È su questa verità che hanno costruito e continuano a costruire operazioni, strumenti di guerra. Esattamente, strumenti di guerra, di cui ovviamente fa parte questo Papa. Perché il fatto che questo... Allora, attenzione, perché dobbiamo chiarire molto bene le cose. In molti... In sul calar del sole, la donzelletta... Viene dalla montagna. Viene dalla montagna e scende come la rondinella. Esattamente. L'hirondelle. Allora... Te ricordi l'hirondelle? Certo. Les hirondelles sono belle belle. Io mi ricordo questa canzoncina. Ci facevano cantare. Allora... da sempre, o almeno per lungo il periodo novecentesco, il lettino del analista, dello psicoanalista, è stato l'alternativa del confessionale. Tant'è vero che appunto questa problematica, diciamo, molto importante del rapporto tra, come dire, il guaritore, inteso anche guaritore come il prete che ti dà la soluzione. Lo sciamano del momento. È la stessa tipologia di rapporto, ma nel momento in cui abbiamo la notizia che il Papa... Che lo sciamano va a curare da un altro sciamano più moderno. Ecco. È il paradosso della consapevolezza. Il Papa ha accettato di contro il sacramento della confessione, il sacramento del freudismo. Questa è il vero messaggio. No, ma c'è tutta una involuzione, esatto, una ritorsione mentale in tutto questo che è veramente abominevole. Ho poi un'altra notizia molto bella: hanno condannato Alberto Bagnai. Ah, beh, il primo che ha rotto le palle alla signora De Profundis. Che cosa? Per un tweet. È tweet. Questa ci voleva, la condanna di Alberto Bagnai. Ma io sono contento. Io sono contento perché un tipo come lui, che ciancia a vanvera molto spesso, deve stare molto attento a quello che dice, deve imparare a stare molto attento. Esattamente, un personaggio molto... Quello che dice ad un uditorio di 1000 persone, voi non avete capito un cazzo, mentre quello che non ha capito un cazzo è lui. No, qualcosa ha pure capito. Sì, ma molto poco. Però molto non, doveva dire, non doveva dire questa frase, certo. Non solo, ma non doveva dire anche a voi di quello che pensate voi, o meno me ne frega niente, io me lo ricordo. Assolutamente, e io glielo ho detto in faccia che era meglio che non lo diceva. Che non mi ricordo, anzi no, a proposito, la registrazione di quell'evento lì non abbiamo più preso, bisogna ricordarsi di prenderlo perché c'è anche il mio intervento. E da dove lo devi prendere? Lo prendiamo da quei ragazzi che avevano organizzato quell'intervento. Sì, va bene. Invece in conclusione vi voglio leggere due articoli. Primo, Knell immortale. Mi sembra giusto. No. Mi sembra giusto. No, adesso devo fare un altro commento. Allora, come al solito, il Knell dovrebbe essere il crogiolo del controllo della pubblica amministrazione. Esatto, all'interno del quale ci dovrebbe essere sempre un incontro-scontro tra le varie rappresentanze del lavoro, Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, che è la vera erede delle corporazioni fasciste, tant'è vero che fu creato al momento in cui si sentì il bisogno e si ebbe la percezione che mancava qualcosa. Quindi il CNEL è nato, si è sviluppato, ma è sempre stato al servizio dei partiti. L'hanno rimesso in piedi perché il CNEL avevano stabilito... Tentato di distruggerlo con questa proposta di legge sul referendum costituzionale. Esattamente, il referendum è caduto. È abortito e quindi hanno ripreso vita. Allora, questo lo dico perché lo devo dire esattamente
per le persone che ci seguono, qui ci sono un'infinità di organizzazioni rappresentate, meno i sindacati dei quadri. Allora, guarda caso. Ecco, allora questa è una cosa che rilancio eventualmente ad altre persone, perché siamo ancora lì e vi dico quali sono le ragioni. Le ragioni sono molto semplici, qui c'è ad esempio la rappresentanza della CGIL che è rappresentata da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 teste de cazzo. La CISL, che è ancora peggio, più corrotta ancora, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. La UIL, che conta di meno, però non è l'ultima nei traffici sotto banco, sono 3. Confindustria, c'è Marco Zigon, Floriano Botta, Elio Catania, Carlo Ferroni, Marco Gai e Federico Landi, quindi 1, 2, 3, 4, sono 6. Confartigianato, CNA, Casartigiani, Commercio, la UGL è rappresentata da una sola persona ed è in proporzione alla numerosità degli iscritti. La Confasal, c'è Marco Paolo Anigi, la CISAL Francesco Cavallaro, la CISAL contra comunque di meno dei sindacati, la CISAS, sono confederazioni, sindacati autonomi, però contano di meno dei sindacati dei quadri. La Confedir, Stefano Basioli, CIU Tommaso Di Fazio e la CIDA Giorgio Ambrosoli. Confederazione non ci italiana. Sono, perché le menti pensanti ci sono, ma non hanno sufficientemente forza per emergere e mettersi alla pari degli altri. E gli altri li vogliono sottomettere per non creare troppo subbuglio a causa delle loro menti pensanti. Esattamente, c'è appunto una sempre costante tendenza alla prevaricazione e alla sottomissione degli altri. Anche adesso in un CNEL che dovrebbe essere un arengo, in cui ci dovrebbe essere come minimo almeno un centinaio di rappresentanti, i quadri sono stati esclusi. Va bene, chiudiamo qui. Dai. Dai, eccoli. Eccoli. Ma abbiamo beccato. Chiediamo. Noi parliamo. Boni, oh, dove vai? Andrea, andiamo in piazza? Ok, Giorgio, adesso arriviamo allora. Quindi, detto che si tratta in una situazione di rapporti di forza se non di violenza, io devo concludere con questo articolo perché è una conclusione necessaria. E dobbiamo dire tutto, perché siamo perfettamente d'accordo su questo. Guarda che faccia da smarrito! Allora, che faccia da smarrito! Su queste cose noi dobbiamo. Che avrà smarrito? La sanità mentale? Avrà smarrito la ragione? Come Sancho Pancia? Sancho Pancia avrà smarrito la. Non ha smarrito la tessera di Democrazia. Cioè, fra lui e Sancho Pancia c'è un abisso a favore di Sancho Pancia. Sancho Pancia, il quale aveva quella saggezza popolana che noi ben gli riconosciamo. Allora, questo è uno splendido articolo di Gustavo Bialetti. Antisistema in missione di gala presso quelli del sistema. Oggi inizia a Cernobbio il Forum Ambrosetti, una fucina instancabile di governi Monti e affini. Oltre al premier Paolo Gentiloni, all'esame occhiuto di banchieri, eurocrati e grandi manager, si presenteranno Luigi Di Maio e Matteo Salvini, due leader politici che guidano movimenti come Lega e 5 Stelle, descritti dai media di sistema come anti-europeisti e populisti. Per Salvini non è la prima volta e per i grillini neppure, visto che Gianroberto Casaleggio andò a Cernobbio nel 2014 ad annusare l'aria di quello che Beppe Grillo
in tempi più battaglieri avrebbe definito sinedrio mondialista. La parola sinedrio è la più idonea. Sui giornali e sul web è già partita la corsa a prendere in giro Salvini e Di Maio per la loro presenza sul lago di Como. È un giochino che non dovrebbe rendere fieri, perché se uno è abituato a baciare la pantofola dei cosiddetti poteri forti, noi diciamo baciare il cordone perché ci avviciniamo leggermente alla zona topica, alla zona più idonea. C'è poca consolazione a dire che adesso quella pantofola la baciano anche gli antisistema. Salvini e Di Maio da quasi un anno hanno corretto la linea sull'uscita dall'euro. Si accontenterebbero di referendum consultivi e di moneta secondaria. Si tratta di una linea pragmatica che i banchieri e i manager hanno già soppesato. Il punto è un altro: quanti voti perdono Di Maio e Salvini ad andare a Cernobbio a farsi strumentalizzare da personaggi che tutti dicono... quelli ne vengono a conoscenza, esattamente, e saranno molti, molto più di quanto non si creda, a farsi strumentalizzare da personaggi che li combatteranno comunque in borsa e nei consigli d'amministrazione? Lo scopo legittimo di ogni organizzazione elitaria e di ogni lobby è quello di avvicinare e condizionare i politici, che non è riuscita a esprimere. Ripeto, è avvicinare e condizionare i politici che non è riuscita a esprimere, cioè che non è riuscita a creare. Andarci a petto in fuori e non genuflessi è già qualcosa. Ma farsi esaminare a porte chiuse è una piccola sottomissione. A proposito, i grillini non erano quelli della diretta web ovunque? Dopodiché mi sembra che questo è stato veramente un articolo eccezionale che dovevo leggere. Noi condividiamo assolutamente su tutta la linea. Esatto. Let's go. Aspetta che voglio vedere una cosa, perché...